Ciao a tutti di nuovo ragazzi e ragazze, questo è un altro di quei video che potevano in realtà nascere come chiacchiere al volante, solo che per qualche giorno non mi capiterà di guidare, insomma, per tratte sufficientemente lunghe e quindi ho pensato di fare dei video comodamente a casa con la stessa formula, quindi senza scaletta, di chiacchiere libere. Come se appunto fossi al volante e chiacchierassi con voi mentre guido. Ci tenevo particolarmente a parlare di questo argomento perché negli ultimi anni tante delle attività che secondo me prima erano molto comuni nel tempo libero sono invece state diciamo demonizzate, forse demonizzate. Non è la parola giusta, un po' estrema, ma sono andate un po' in disuso e sono criticate come delle perdite di tempo. In realtà, secondo me, sono delle vere e proprie forme di meditazione. Tra l'altro, inducono uno stato meditativo in maniera molto più facile e spontanea che non le tecniche di meditazione vera e propria. Se avete provato qualche volta a fare meditazione nel senso classico, avrete visto che si ottengono dei grossi benefici se ci siete riusciti e soprattutto se la coltivate nel tempo, però purtroppo è anche molto difficile riuscire a praticarla bene, perché noi non siamo più abituati a metterci così in ascolto, in uno stato di tranquillità, relax totale, senza stimoli e quindi per come siamo abituati noi, è un passaggio molto brusco, secondo me molto rapido, che è difficile da compiere, almeno i primi tempi. E queste forme di attività di cui adesso parleremo sono, secondo me, invece delle interessanti vie di mezzo, perché vi portano appunto a meditare senza però doversi, come dire, mettere in uno stato così innaturale come quello della meditazione pura, innaturale per noi, purtroppo intendo, per i tempi nostri. Allora, possono variare molto a seconda della passione particolare o delle particolari inclinazioni di ogni persona. E sono, ad esempio per me, il disegno, l'illustrazione, illustrazione naturalistica nel mio caso, però disegno in generale. Perché è una di quelle, nel mio caso, è una di quelle attività che mi fa proprio staccare la mente, cioè mi concentro su quello, soprattutto quando lo faccio per lavoro, mi concentro veramente in quella pratica, che però è qualcosa di manuale, anche se collegato alla conoscenza, al ragionamento, insomma, alla capacità, quello che volete. Però vi permette di entrare in uno stato in cui le altre cose non esistono e la mente va libera, diciamo, o meglio, i pensieri vanno liberi e non li tratteniamo, insomma, che poi sarebbe lo scopo della meditazione, no? Quello di osservare i pensieri come una cosa che non ci identifica, ma è qualcosa che ci succede, come se fossero delle nuvole che ci passano per la testa. A questo proposito, anche se una persona non è portata per il disegno, o comunque non è interessata al disegno, non ha voglia di comprare materiali, insomma, per i motivi più disparati, esiste una particolare tecnica, insomma, occidentalizzata, diciamo, che è la tecnica dello Z-angle, lo troverete su internet, adesso se riesco vi inserisco una foto, ma purtroppo qua non ho grossi mezzi, quindi anche il montaggio dei video diventa quasi impossibile. Comunque, se cercate su Google Z-angle vi comparirà questa specie di arte, di disegno di improvvisazione dove voi in pratica è come se costruiste dei mandala anche semplicemente con una biro di questo tipo, con una normalissima Bic da 50 centesimi, costruite in un foglio qualsiasi, quadretti, liscio, come volete, a righe, costruite questo disegno che pian piano, a seconda della vostra ispirazione, prenderà forme diverse. Può essere fatto in un'unica soluzione, può essere, sì, come la medicina, vabbè, appresi in un'unica soluzione, vabbè, ormai oggi non so neanche più cosa dico, può essere fatto, volevo dire, in più step diversi, oppure, se siete particolarmente ispirati o avete voglia veramente di staccare, di rilassarvi, lo potete fare conseguentemente.
Un'altra attività che mi viene in mente, che a me piaceva tantissimo fare da piccola, era il puzzle vero e proprio, quindi mettersi lì e cercare i pezzi, incastrarli. Allora, io sono una persona di suo che ha una pazienza un po' certosina e l'avevo anche da piccola. A me piacevano molto più quelle attività lì, diciamo, riflessive e meditative che non le attività fisiche in generale, insomma. E certo, bisogna avere molta pazienza per appassionarci perché non tutti, insomma, vogliono stare lì a cercare il pezzo che manca, poi ve ne manca sempre qualcuno, insomma, dopo un po', soprattutto i puzzle grossi vi stufano e quindi con la scusa di lasciarli in un posto per poi continuarli, li lasciate lì ad libitum, non c'è, ecco, e non andate più avanti. Un'altra attività, ad esempio, può essere la lettura o la scrittura creativa, anche se quelle però, secondo me, prevedono un livello di partecipazione attiva che cozza un po' con la meditazione, perché, secondo me, vi creano delle emozioni molto forti, giustamente, che uno magari non ricerca propriamente quando vuole staccare la testa, i pensieri, insomma, cerca qualcosa di più, rilassante, insomma. E sono ottime però come attività coinvolgenti, insomma, come attività che vi distraggono costruttivamente da pensieri, routine, cose varie. Un'altra attività che a me piaceva fare molto da piccola, ed ero strana sicuramente in questo, era attaccare le foto e andarle a riguardare periodicamente, le foto vecchie, quelle dove non so, anche le foto vecchie, non voglio dire storiche perché insomma, però. Quelle ad esempio di paese della vita contadina di una volta, dove c'erano, non so, i miei bisnonni, i miei prozii, eccetera. E amavo molto farlo da piccola questa cosa. E ancora adesso ogni tanto non faccio più lavori di collage, non le attacco più, eccetera, però mi piace ogni tanto tornare a sfogliarle. Però anche questa è una cosa che vi può generare ovviamente delle emozioni forti, contrastanti, a seconda del periodo di vita, di quello che state passando, o dei ricordi che vi evocano, ovviamente, quindi non so se si può proprio considerare meditativa. Un'altra attività potrebbe essere quella di correre, per esempio, se vogliamo andare un po' più sulle attività fisiche, potrebbe essere quella di correre, nuotare, a volte anche semplicemente abbandonarsi, tipo fare il morto in piscina, per dire, anche adesso in quella al chiuso non si può fare, però magari d'estate, se riesce a fare nelle piscine così per da divertimento, diciamo, andare in montagna sicuramente è un'attività che è meditativa, una specie di meditazione itinerante. E secondo me, ecco, in generale possiamo dire che qualsiasi attività fisica che comporta comunque un impegno non agonistico, diciamo, ecco, quindi non un raggiungimento dello scopo agonistico, ma l'attività fisica fatta per, insomma, fine a se stessa o comunque fatta per tenersi in forma, per uscire di casa, prendere una boccata d'aria. E tutte le attività artistiche in generale, quindi appunto il disegno, non so, la scultura, l'intaglio del legno, chi più ne ha più ne metta, a volte anche semplicemente una cosa che per gli adulti può sembrare stupida, però mi ricordo che quando lavoravo in contesti di ufficio, soprattutto nei call center, quindi quell'attività dove tu fondamentalmente stai davanti a uno schermo di computer con la cuffia in testa, il microfono qui e aspetti le telefonate, e fondamentalmente non devi fare altro, quindi nei giorni in cui te ne arrivano poche, c'erano delle mie colleghe che si mettevano, prendevano, sapete, quei librettini disegnati, non so, con i cartoni della Disney, eccetera, disegnati col tratto nero, però gli spazi dentro il disegno sono vuoti e voi potete colorarli, insomma, quelli che si comprano per i bambini, ecco. E anche quello, siccome è un'attività comunque creativa, divertente, che però non comporta lo stress della creazione dell'opera d'arte, ovviamente. Può essere meditativa a livello di uno Zettangle, quindi se voi vi mettete lì, non solo come passatempo, ma proprio per staccare la mente, quella credo che sia un'ottima attività. Io non la pratico spesso, nel senso che avendo due nipoti che ormai sono grandini, però anni fa
erano piccoli, proprio dei bambini, qualche volta mi capitava di farlo con loro e devo dire che, insomma, credo che secondo me mi divertivo, mi coinvolgeva più a me di loro. Poi ovviamente dipende dalle passioni della singola persona, soprattutto dalle predisposizioni e anche dalla capacità della persona stessa, perché dall'abitudine soprattutto più che altro, perché anche lo stato meditativo è uno stato che il cervello impara, dapprima impara e poi con l'allenamento pratica sempre più spesso e più spontaneamente. Se voi ci pensate come un po' lo stile di pensiero ossessivo, a meno che non si rientri nella patologia del disturbo ossessivo compulsivo, insomma, poi io non so trattare questi argomenti perché non sono una psicologa, però a meno che non si entri in un quadro patologico, diciamo, il pensiero ossessivo come stile di pensiero, che è molto occidentale, è un'abitudine molto occidentale, è appunto un'abitudine, cioè un meccanismo che noi acquisiamo e che sembra spontaneo nostro, quando in realtà non lo è, cioè voglio dire, quantomeno possiamo allo stesso modo imparare e allenarci a coltivare una mentalità, invece uno stile di pensiero meditativo, uno stile di vita meditativo, quindi fondamentalmente di assenza di pensieri o comunque di non attaccamento ai pensieri, perché se ci pensate, almeno per quello che... Secondo la mia opinione, lo stile ossessivo di vita è quello proprio di attaccarsi al singolo pensiero e non lasciarlo andare, anzi coltivarlo, farlo crescere, rimuginarci, eccetera. Mentre diciamo, lo stile di vita meditativo è l'esatto opposto, prevederebbe proprio al suo massimo livello, al massima skill, diciamo, raggiungibile, quella di non cancellare i pensieri, però osservarli e lasciarli andare, appunto come delle nuvole, non analizzarli, non cercare di capirli, ma semplicemente assistere da testimoni allo scorrere dei pensieri. In questo modo sicuramente il pensiero arriva, ha una sua durata e poi scivola via. La durata, secondo me, di permanenza diventa sempre minore man mano che uno diventa bravo, acquista abilità nel fare questa pratica. Per cui fatemi sapere anche voi se avete se ci sono delle attività particolari che vi portano a meditare, che vi rilassano, che una volta che le fate o che le avete fatte vi sentite meglio e quali sono, insomma, le vostre, cosa ne pensate, se anche secondo voi sono dei metodi per poter meditare senza fare meditazione vera e propria, quindi delle tecniche un po' più agevoli. Io per il momento vi risaluto nuovamente, vi do un bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!